Salve a tutti ragazzi, sono sempre Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera giocatore, con il nostro Menzolino Menzolandia. Scusate se sembro bruciato da un incendio, ma in realtà sono bruciato, pensate voi, dal sole. Dove eravamo arrivati, ragazzi? Siamo arrivati in questa situazione. Siamo quinti a 55 punti, abbiamo quindi un punto dal Borussia Dortmund, 3 punti dallo Schalke, e oggi siamo proprio contro lo Schalke 04 e sono stato inserito nella formazione titolare. Siamo vicini, se non sbaglio, alla fine del campionato. Sì, esattamente. Mancano 3 partite, 4 compresa quella con lo Schalke, 5 compresa quella con lo Schalke. E probabilmente oggi riusciamo anche a finire il campionato. Quindi ci andiamo a giocare questa partita contro lo Schalke 04 che dobbiamo assolutamente vincere per riacciuffare anche lo Schalke 04 in campionato, sperando in un loro fal passo falso. Attenzione lo Schalke 04 con Belanda. La larga a destra per Sidney Sam. Entra in area, Sam, se ne va Toprak, quasi lo atterra, ancora Sam. Indietro per Uchida. Uchida la mette in mezzo, Hilbert la rimette in mezzo, poi Aranguiz in facilità indietro per Leno. Calhanoglu. La larga per Menzo. Menzo, entra in area il mancino! Farman. Ancora, riproviamo lo schema. Vai a Can. Sì, bellissima, per Menzo, che la rimette in mezzo, sembrava un tiro. È diventato quasi un cross. L'ho colpita male. No, 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 no. Attenzione perché c'è Choupo-Moting contro. Guarda, io fossi nell'allenatore dello Schalke 04, lo sostituirei subito anche. Attenzione, Menzo. C'è la palla sul destro. Il tiro, Farman. Sono pericolosissimo. Attenzione, Menzo. Bella palla per Camp. Camp, di nuovo per Menzo. Per il buon so chi! Non lo so chi fosse quello lì, però ormai ci faceva gol. Purtroppo sono stato sostituito, ragazzi, al 76esimo. E non ho fatto molto, anche se le uniche 2 occasioni pericolose le ho create io, praticamente. Speravo in una prestazione migliore. Anche perché questo pareggio. Abbiamo vinto! Cioè, abbiamo vinto 2-0, ragazzi. Sono uscito al 76esimo e abbiamo vinto 2-0. Ma come cazzo. È spianato questo gioco, veramente. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Stavo già dicendo, sono un po' deluso per questo pareggio. Cioè, abbiamo vinto contro lo Schalke, butta via. Bayer Leverkusen, Hertha Berlino. Qua al Waldstadion. Cerchiamo di riprenderci. Oddio, cerchiamo di riprenderci. Parlo personalmente perché la scorsa partita, quando sono uscito, abbiamo vinto 2-0. Cicciarito, mettila in mezzo. Guardate che anticipo! Bello anticipo di testa che ho fatto. Peccato che non ho beccato la porta. Sarebbe stato un bellissimo gol. Attenzione, Menzo. Menzo, può andare davanti al portiere. Sono sconvolto, ragazzi. Sono sconvolto. C'è una spiegazione per questo tiro? Chi me la dà? Attenzione. Se ne va Menzo. Se ne va Menzo. Ma come cazzo sto tirando? Porca la troia, oh! Attenzione a Menzo, ce l'ha sul destro, il suo piede deviata! Calcio d'angolo ancora. Camp! Per Menzo! Menzo, davanti al portiere! Ma cosa ha preso Kraft? Io veramente non so cosa fare, io veramente non so che cacchio fare. Sono stato sostituito. Dai che magari andiamo a vincerla di nuovo. No, questa volta è finita 0-0. Almeno sono stato inserito nella formazione e dobbiamo andare a vincere assolutamente. Dobbiamo rifarci. Attenzione a Menzo. Menzo, c'è il destro carico! Niente, non c'è niente da fare, raga. In questo episodio non vedremo gol. Attenzione! Mamma che uscita Leno. Mamma che uscita Leno. Attenzione a Menzo. Menzo, davanti a Sommer! E niente, niente. Non riesco a tirare. Hazard, attenzione, tutto libero dall'altro lato. Hoffman, il tiro palo! Godo, stronzi. Attenzione a Menzo. Bella palla per il Cicciarito. Il Cicciarito davanti al portiere. Me l'ha passata, raga. Non me l'aspettavo. Me l'ha passata, non me l'aspettavo. Proviamo a fare il nostro schema solito. Me la metto sul destro. Provo il tiro a giro. Attenzione a Menzo. Menzo, il tiro a giro. Vabbè, ma porco schifo. È andata fuori di quanto? Di quanto, raga? Attenzione a Sommer. Sbaglia tutto. Sommer. Cosa devo fare? Cosa cazzo devo fare per far gol? Punto di domanda con bestemmia finale.
Attenzione a mezzo. Ultima occasione forse del match. Non ce ne andiamo. Non ce ne andiamo neanche a nord di Nord Vent. Niente, raga, 0-0. Mi sono mangiato il mangiabile, cioè sono pieno come una botte, però io, cioè, capite anche voi che non so come ha fatto a sbagliare quei gol. Quindi un altro pareggio. Quindi probabilmente il Borussia Dortmund ha vinto, ci supera. E lo Schalke 04 ha vinto, quindi ci allunga ulteriormente, quindi direi che arriviamo quinti. No, non arriviamo quinti, potremmo anche superare il Borussia Dortmund nell'ultima partita, ma non credo perché non si vince più, non riusciamo neanche a segnare. Quindi andiamo con l'ultima partita di questo campionato contro l'Ingolstadt e speriamo di almeno segnare, chiudendo in maniera positiva quest'anno. Menzo! Per il Cicerito! Fai gol! È 1-0, ragazzi! È 1-0! Al nono minuto, il Cicerito Hernandez. Su mio assist, su mio assist. Bravo io qua. Palla perfetta. E ci siamo. Mezzo, ancora per Hernandez. Hernandez, il passaggio, poi il tiro di Kruse. Mezzo, che palla per non so chi è Arjan Guiz! E sono due assist per me. Devo farne uno, ma va bene così. L'importante è che raddoppiamo. Questo è un passaggio fantastico, un passaggio millimetrico. Riguardiamo. Qui Cicciarito per Menzolandia. Boom, così proprio. E qui Aranguiz lo mette sul primo palo, dove il portiere doveva arrivare, ma non arriva. Attenzione a Menzo. Menzo, il tiro di destro! Menzolandia! 3-0, dopo un minuto. Siamo ripartiti subito. Qui me la sono presa un po' personale, ragazzi, perché dovevo farla. Assolutamente. Qui col destro da fuori area, dove il portiere non può arrivare. Imparabile, veramente. Sono a posto. Sono a posto. Sono a mezzo. Mezzo. Il tiro! 4-0. 4-0, ma questo è un gol spettacolare, ragazzi. Me ne sono andato in velocità. Sono andato a recuperare il pallone. Mi sono fatto tutto il campo e l'ho piazzata. Guardate un po'. Qui sono andato di fisico proprio, di potenza. Avevo paura di prendere Çalhanoğlu. Guarda, che se prendevo Çalhanoğlu tiravo giù la Turchia a forza di parolacce. Attenzione a Lecce che la metto in mezzo. Toprak, ottima chiusura. Poi mi sa che lo vogliamo prendere, raga. Oh, perché Lex se lo mangia. Cosa ha sbagliato Bomber Lex? È finita. E finisce qua, ragazzi. Finisce qua la nostra prima stagione nel Bayer Leverkusen, ragazzi. Questa, diciamo che finisce la prima nostra stagione della carriera giocatore, perché abbiamo iniziato, abbiamo fatto i primi 6 mesi nel Twente. Poi ci siamo fatti notare perché trascinavamo praticamente il Twente. Cioè, la portavamo avanti praticamente da sola con Mokojito, ovviamente. Qui un 9.7 devastante. Poi ci siamo fatti notare dal Bayer Leverkusen. Aspettate un attimo. Lo Schalke ha perso 2-1. Il Borussia Dortmund ha pareggiato. Quindi? Finale di stagione com'è? Terzi, ragazzi. Con questa vittoria siamo arrivati terzi. Da quinti a terzi. Incredibile. Champions League. Ragazzi, siamo arrivati terzi a 3 punti dal Bayern Monaco. Direi che siamo andati veramente, veramente bene. Miglior portiere del torneo, Bernd Leno, giusto. Poi Lewandowski, il miglior marcatore. La miglior squadra del torneo. Cioè, la miglior squadra del torneo, cioè Leno in porta, Wendel a sinistra, Toprak, difensore centrale, Bender e Hernandez. Sono già anche in nazionale, ragazzi. Sono lieto di informarti che ti ho inserito tra i convocati della nazionale Olanda per il torneo campionato europeo. Io ti voglio sottolineare l'importanza di questa competizione per il nostro paese e l'onore di indossare la maglia della squadra Olanda. Mi aspetto il massimo da tutti coloro che scenderanno in campo. Io, ragazzi, ho raggiunto già il mio obiettivo, ovvero quello di arrivare in nazionale. Guardate il nostro girone: Olanda, Germania, Ungheria e Svizzera. Sti cazzi, veramente. Ok, ragazzi, io direi che ci possiamo andare a giocare il nostro europeo. Ah, ok, perfetto. Non sono stato inserito nella formazione di oggi. Quindi c'è Olanda, Ungheria. Speriamo di cominciare bene questo europeo. Gol di Van Ginkel, subito. Van Persie, subito.
Sono in 9, quelli dell'Ungheria sono in 9, hanno perso la testa, 3-1, Wijnaldum e Gyuskas, 4-1, Promes, è finita, 4-1 per noi, ottimo esordio negli europei, intanto vedo che la Francia ha battuto 2-1 l'Italia e la Svizzera ha pareggiato, questo è un bene, questo è molto bene, vediamo se con la Svizzera... Sono stato inserito ragazzi, sono stato inserito nella formazione contro la Svizzera, andiamo a giocarci questa partita contro la Svizzera allora ragazzi, speriamo di fare... Subito bella figura. Io voglio andare con la maglia arancione. Ed eccoci qua all'esordio assoluto nel campionato europeo per Menzolino Menzolandia. Svizzera-Olanda. Fa quasi rima. Non vi ho fatto vedere la formazione subito perché sono emozionato, ragazzi. Spero di riuscire a farvela vedere qua, ma è un 4-3-3 con ai miei lati a destra Robben e a sinistra Wijnaldum, cioè il mio sogno, uno dei miei giocatori preferiti è al mio fianco, veramente sto realizzando un sogno con questa carriera da giocatore. Questa è la Svizzera, 18 anni, prima punta dell'Olanda. Non male. Non ci credo, ci sono gli inni, ma che figata! Che figata veramente. Questa è la formazione della Svizzera. Benaglio, Lichtsteiner, Fabian Scher, Giroud, Rodriguez, Xhaka, Fernandes, Stöcker, Zuber, Seferovic e Shaqiri. Eccola qua. Worm, Van der Wiel, De Vrij, Blind, Willem, Strootman, a sostegno di Klaassen e Van Ginkel, Wijnaldum, Menzo e Robben. Tutto pronto? Si può incominciare? Forza Olanda. Ecco perché proviamo lo schema anche qui in nazionale. Palla per Menzo. Attenzione. Menzo, può andare. Il Menzolino, il tiro a giro! Benaglio! Menzo, però per Robben, il tiro di Robben! Benaglio para, incredibile! Poi la palla resta lì, ancora Benaglio. E qui Robben doveva fare molto meglio. Strootman, per Van Ginkel. La mette in mezzo per Wijnaldum, il tiro! Fuori gioco. Fuori gioco, peccato. Peccato, gol annullato di Wijnaldum. Wijnaldum, per Menzo. Entra in area Menzo, attenzione, Menzo, il tiro, Benaglio, poi arriva Robben, ancora Benaglio, raga. È dura, è dura segnare a Benaglio. Però aspetta che facciamo il nostro schema solito. Battila bene, la palla arriva a Menzo, ancora Menzo, il tiro a giro, gol, 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 Menzolino Menzolandia, 1-0. Incredibile veramente, rivediamo il replay. Palla... Di Robben, se non sbaglio, il tiro a giro, stavolta Benaglio non può niente. Questo è il mio forte. È il mio forte. Benaglio forse non l'ha vista neanche partire, ormai ci arrivava. Ma al 25esimo l'Olanda passa in vantaggio con il suo nuovo giovane talento, 18enne, Menzolino Menzolandia. Io lo sapevo che questi cavalieri mi facevano diventare un fenomeno. Sarebbe importante vincere questo match perché saremmo matematicamente passati agli ottavi. La Svizzera è tutta avanti, ragazzi. Dörmic per Lichtsteiner. Attenzione. Non la crossa. Aspetta. Dietro per Schwegler. Sì, ma raga, non facciamoli giocare così tanto. Fernandes. Schwegler. La mette in mezzo. Che bucio di culo. E adesso la andiamo a mettere là. Forza, Menzo. Con calma. Con calma. Tienla là. Sì, bravissimo. Bravissimo. Quincy Promes. Sì, ci sono. Ci sono! Ottimo, mi faccio sempre trovare pronto. Mi faccio sempre vedere. Me ne vado, me ne vo'. Entro in aria, attenzione! Col destro! Sher, come cazzo si chiama? Dai, che è finita! È finita! È finita! Menzo si gode la vittoria all'esordio. All'esordio, non sono stato inserito nella formazione di oggi e sinceramente me lo aspettavo, eh. Sinceramente un po' me lo aspettavo. Comunque, la Germania contro l'Ungheria ha vinto. E adesso ce la giochiamo contro la Germania per la prima del girone. Vedo che l'Italia ha perso anche contro la Turchia. Andiamo a vedere anche gli altri gironi, magari. Francia, Turchia, Italia e Inghilterra. Madonna, che razza di girone questo! Olanda, Germania, Svizzera, Ungheria, Belgio, Svezia, Finlandia, Portogallo, Grecia, Irlanda, Galles e Spagna. La Spagna è fuori, clamorosamente. Ancora no, invece. Potrebbe ancora arrivare terza, forse. Ci andiamo a simulare la partita con la Germania per sapere se arriviamo primi o secondi. Van Persie ha sbagliato un rigore. Mannaggia lui. E poi si rifà. 1-0 per noi. 1-0 per l'Olanda. Promise! 2-0. Grande Quincy. Abbiamo vinto, raga. Siamo primi nel girone. Siamo primi.
Abbiamo vinto 3 partite su 3. Aspettative in campionato, abbiamo iniziato una nuova stagione, una media di 6.5 in campionato, 7 gol, 5 assist e una realizzazione del 12%, se non sbaglio, esatto. La prossima partita dagli ottavi contro la Turchia e sono stato inserito nella formazione, quindi andiamo quarti di finale addirittura, quarti di finale. Dall'altro lato c'era Belgio e Grecia, se non sbaglio, esatto, vinto 2-1 dal Belgio, la Germania ha battuto 1-0 la Francia. Quindi noi siamo ai quarti contro la Turchia. Signori, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se non vi piace, commento un consiglio. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da mezzo, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.